Poltronissima prosegue questo viaggio alla conferenza stampa di OAS e noi siamo felicissimi perché siamo in compagnia di Tommaso Zorzi qui con noi. Ciao Tommy! Eccoci, ciao! Allora, devo dire, io vorrei che spiegassi al nostro pubblico l'influenza che tu avrai all'interno di questo grande evento dal 22 al 25 di maggio. Allora, io c'entro poco, però allo stesso tempo molto. Tanto. Nel senso che io faccio parte un po' della categoria giovani, ancora per pochissimo, però fino a 25 anni mi considero giovane. E noi che siamo allora? Vecchissimi. E no, quindi diciamo che io starò a stretto contatto con i giovani, con i nuovi designer emergenti, ed è quella un po' la parte che mi interessa di più, perché io metto i miei mezzi molto a disposizione di ragazzi appunto che hanno un sogno, e l'ho avuto anch'io e lo sto realizzando, quindi so quanto è bello avere un sogno e quanto è importante realizzarlo. Certo. E soprattutto non perdere di vista l'obiettivo e continuare. Ma qual è il modo migliore per essere un buon influencer? Non, ovviamente non svelare tutto quanto, Tommy, però qualcosina, qualche segreto. Allora, essere se stessi, non cercare di emulare lo stile di nessun altro e trovarsi sempre a proprio agio con quello che stai facendo, con quello che stai dicendo. Non fare mai cose che forzano un po' il tuo modo o che storpiano quello che sei tu. Quindi quando senti a disagio, quando ti chiedono... Io sono sempre stato molto nella mia zona comfort, non mi sono mai voluto forzare oltremodo per piegarmi a voleri di non si sa chi. Quindi è un po' questa la ricetta del successo. Hai mantenuto la tua integrità. Esatto. E ci piace molto. A Tommaso, noi siamo molto contenti. Ovviamente noi lo seguiremo dal 22 al 25, ma anche voi. Invita tutti gli amici di Poltronissima. Amici di Poltronissima, seguitemi il 22, 23, 24 e 25 a Torino, perché ci sarà da ridere. Bello, grazie Tommaso. Ciao. Ciao.